La scoperta dei microrganismi rigenerativi è stata per me allo stesso tempo scioccante e illuminante. Sono microrganismi che troviamo ai primordi della Terra. Circa 4 miliardi di anni fa hanno aiutato la Terra a crescere, le piante a crescere, l'uomo a crescere, ci hanno dato la vita. Non tutti i batteri sono negativi. I microrganismi possono essere classificati in batteri patogeni o della putrefazione, batteri rigenerativi che generano la vita e batteri opportunisti che riescono a lavorare per l'uno o per l'altro a seconda di quello che è il predominante. Abbiamo reso le nostre case il posto più inquinato in cui possiamo vivere. Oggi, dopo 50 anni, siamo riusciti a capire che questa era la parte debole di tutto il sistema. Usare batteri buoni per sconfiggere batteri cattivi. Con i nostri prodotti noi desideriamo immettere i microrganismi rigenerativi nell'ambiente affinché il nostro ambiente possa migliorare dal punto di vista qualitativo. Un cocktail di batteri che è stato inventato nel 1980 da uno scienziato giapponese che da allora gira tutto il mondo per convincere il mondo a combattere i problemi della modernità, dell'inquinamento, della resistenza batterica con questo sistema semplice ed economico. Quindi abbiamo preso forse consapevolezza di ripulire la terra con questo tipo di probiotici. Ci sono libri sulle applicazioni pratiche di questi microrganismi. Le più eclatanti e famosi sono quelli della casa. Noi oggi abbiamo la possibilità di utilizzare un solo prodotto che può sostituirli tutti, capace di riportare i nostri ambienti ad essere di nuovo salubri. È un'ottica completamente diversa. Abbiamo qualcosa che fa bene al nostro organismo, fa bene ai nostri bambini, fa bene alla nostra casa, ma per una volta è più economico di tutto ciò che ci inquina e con cui ci distruggiamo la vita ogni giorno. Da questo può nascere una rivoluzione che il mondo oggi ci chiede. Quindi abbiamo a disposizione strumenti importanti, lo Stato ancora non li usa, il sistema è estremamente tardivo nel recepirlo, possono essere usati serenamente da ciascuno di noi. Grazie.